Ciao a tutti amici di eximardora.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione l'anteprima assoluta alle nuove HyperX Cloud Revolver, nuovo headset da gaming dell'HyperX, compatibile con, come possiamo vedere nella parte alta della confezione, il computer, Xbox One, PlayStation 4, Wii U, Mac e smartphone o tablet. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo sempre una grafica molto aggressiva caratterizzata dalla combinazione di colori nero e rosso, immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche che ritroviamo anche nella parte posteriore della confezione. Principalmente troviamo anche i maggiori dettagli e caratteristiche in questa specie di mini descrizioni. Troviamo anche una sorta di tabella dove ci viene riportati, vengono riportati i maggiori software compatibili con queste cuffie, che sono TeamSpeak, Skype, Ventrilo, Mumble ed altri programmi meno noti. All'interno della confezione troveremo due piccoli foglietti riguardanti una quick start guide e altre informazioni, il microfono con jack da 3,5 mm di tipo abbastanza flessibile, quindi andrà inserito successivamente nelle cuffie o comunque non utilizzato nel caso si vogliono utilizzare Cloud Revolver come cuffie per ascoltare semplicemente la musica con lo smartphone o con il tablet. Troviamo anche un cavo prolunga che andrà collegato sia alle Cloud Revolver sia al computer, dotato sempre di jack da 3,5 mm placcato in oro. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e dovrebbe essere circa 1,5 m di lunghezza. Dotato il cavo anche di un controller per la regolazione del volume tramite questa piccola rotellina sul lato, del classico bottone per attivare e disattivare il microfono, di una clip per agganciare vicino a una maglietta una felpa e nella parte superiore un ulteriore ingresso per collegare il cavo proveniente dalle cuffie. Ed infine troviamo le HyperX Cloud Revolver. Come possiamo notare, il design è stato completamente rivisitato e sicuramente migliorato. Colorazione sempre nera e rossa in tema del brand HyperX. Partendo dalla parte superiore troviamo questo archetto che fungerà da struttura portante per le cuffie, realizzato interamente in alluminio, quindi rinforzerà, come abbiamo detto, la struttura. E garantirà anche una maggiore durata d'utilizzo di queste cuffie. Nella parte interna troviamo la headband, molto similmente a quanto visto con le Siberia. Avremo una headband diciamo autoregolabile, passatemi il termine, dotata sempre di un'imbottitura in gomma che attenuerà la pressione sulla nostra testa. Nella parte superiore troviamo la serigrafia per X e come anche visto nelle Cloud e Cloud 2 troviamo delle cuciture con un filo rosso ricamate che contrasteranno alla perfezione con la headband completamente nera. Spostandoci ai lati troviamo una struttura principale che è sempre quella là in alluminio e un rivestimento in plastica con questo logo riportante solo l'H e la X della scritta HyperX, con una sorta di design a reattore. Ovviamente la colorazione è sempre nera e rossa. I padiglioni nella parte interna sono semovibili in modo da calzare perfettamente e ottimamente sulla testa di ognuno. Nella parte interna troviamo dei driver da 50 mm che sono stati ottimizzati per garantire una vasta gamma di suoni ben bilanciati, dai bassi fino agli alti, passando per i medi. I padiglioni sono rivestiti di una struttura, diciamo, in memory foam con un rivestimento in similpelle, quindi abbastanza qualitativamente molto buoni. Nella parte sinistra delle cuffie troviamo il cavo che, come dicevamo, andrà collegato all'ulteriore cavo prolunga e nella parte inferiore sempre troviamo un ingresso per collegare il microfono. Adesso vi facciamo vedere. Quindi ci basterà
con un piccolo scatto inserire il microfono e dunque avere le APX Cloud pronte per essere indossate e iniziare le nostre partite, le nostre comunicazioni con i software quali TeamSpeak o altri. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto da tutto lo staff.